Caro professor Persegani, cosa facciamo oggi in apertura? Oggi ti porto nell'orto. Facciamo un bel antipasto, vero? Oggi facciamo un bel antipasto o anche una bella cena, perché no? Una bella torta paesana. Una bella torta paesana. Che meraviglia. Bella, ricca, con besciamella, verdure. Beh, di sicuro da te non mi aspetto che fai una roba in punta di coltello. C'è pericolo, Non c'è pericolo in questo caso perché... Insomma, godiamocelo un po' ste cose, no? Quindi, ma sì, godiamocelo la vita, che di domani non c'è certezza. Certezza, esatto. Chi vuole essere lieto sia. E noi siamo lieti. Moltissimo. Allora, da cosa... Allora, cominciamo con le verdure. La vita è adesso, veramente. Ad esempio io ho preso un peperone rosso, una zucchina, un paio di carote, una cipolla rossa, una costa di sedano, quindi cose che si possono trovare tranquillamente nella dispensa. Del formaggio. Due tipi di formaggi, l'emmental e il gruyère, poi i piselli, le uova e la pasta brisé. Ok, ecco, potete comprare come noi già pronta, ecco, non è che uno... La pasta brisée è abbastanza facile da fare. Sì, però... Se fosse stata pasta sfoglia, no, compratela già fatta. Che poi, voglio dire, uno la può anche fare, ci sono metodi... Metto a farla io. Intanto saluto gli Improtas, che vedo qui, padre e figlio, la dottoressa Flacchi, Alfio oggi vestito regolare, a meno che non succeda qualcosa, Fulvio Marino, ecco. No, ieri con la tuta gold, no, guarda, non ti dico. Io credevo di morire. Esatto. Abbiamo avuto tutti un mancamento perché con i cinque cellulari... vabbè, è così, cosa ti devo dire? Allora, facciamo una besciamella che deve essere però bella consistente, appunto perché deve rimanere chiusa all'interno del guscio. Ecco, per farla consistente, il tuo segreto. Aumentiamo la parte di farina. Ok. Quindi la parte che è legante, che in questo caso è la farina, possiamo aumentarla fino anche a... Dipende, cioè se dobbiamo usare una besciamella molto molto dura per un ripieno, possiamo arrivare anche a 150 grammi per litro di latte. Quindi l'importante... Un litro di latte, 150... Di solito com'è la proporzione? Di solito la besciamella, diciamo, classica, normale, è sui 70 grammi di farina, perché deve essere... La raddoppiamo quando deve essere un po' più... Esatto, la besciamella deve proprio... serve a nappare, cioè vuol dire a coprire, a velare, facendo uno strato sottile. In questo caso no, mi serve proprio da consistente ripieno. Okay. Quindi il roux classico con la farina e il burro che avevo già sciolto prima. Mentre il roux può essere più o meno scuro, a seconda di più scuro è... Diventa, no, in questo caso un roux bianco. Un poi bianco. Abbiamo un roux biondo o un roux scuro, che servono a dare anche il colore alle salse che dobbiamo addensare. È proprio una questione di colore, è una però questione non di sapore. È una questione di tostatura dell'amido, okay, quindi della farina. E questa la facciamo cuocere. Ok. Quindi sono qua... Tanto si rapprende. Ovviamente abbiamo fatto il roux, questo è il principio per cui... Insomma, anche quando vogliamo far rapprendere delle salse possiamo fare un piccolo roux, no? Farina e burro, la buttiamo dentro una nocetta e la salsa si rapprende. Se non vuoi cuocerlo puoi fare il beurre manier, quindi prendi una noce di burro, la impasti continuatamente nella farina, la sbricioli dentro a freddo, dentro nell'ane. No, questo lo diciamo, tante volte magari uno non ha l'amido, dice oddio adesso come faccio, la salsa mi è venuta un po' troppo liquida. Basta burro e farina, eccola, guardate in un attimo. Eccola qua, pronta. Perfetta, vedete come avendo più farina diventa molto meno liquida e molto più solida. Lezione di besciamella. Poi io faccio per se style, non metto il latte nel roux, ma il roux nel latte. Ecco, giusto. Anche perché... Perché? Che differenza c'è? Cosa ma no, cambia? No, non cambia niente. Se tu cominci dal latte freddo lo puoi mettere nel roux, lo stemperi adagio, devi star qua di più. Però siccome io in Romagna ne facevo 70-80 litri una volta... Poi io faccio il latte caldo, mi viene di sicuro. Esatto, facevamo prima così. Allora, prendiamo le verdure, Anto. Intanto poi la besciamella la metteremo nella ciotola, adesso la lasciamo qua ancora. Mi triti per favore questo qua che è l'emmental, che è un po' più duro. L'altro possiamo tritarlo anche con una grattugia a quattro lati, tranquillamente. Però questo qua che è un po' più consistente, gli diamo un girone così. Naturalmente noi abbiamo questi formaggi un po' pasta filante, ma va bene tutti, quelli che avete in casa, se avete una fontina va bene uguale, no? Sì, assolutamente, cioè, ho anche un taleggio, anche quello che avete, insomma. Perfetto, ecco. Anto. Allora, adesso facciamo così. Dopo cucino anch'io, lo sai? Ti metto. Ti sei lavata le mani? Me lo metti qua dentro. Io quando devo cucinare già non dormo la notte. Cioè, ma no! Oh mamma! Ma va! Vabbè, che ridere. Vabbè, il gruyère lo butta. Facciamo una besciamella col formaggio, che è una roba meravigliosa. Ho buttato tutto. Brava! No, anzi, mi hai fatto una grande cortesia. E intanto brava, gira che così si scioglie. Mi esercito per dopo.
Intanto io taglio le verdure che comincio poi a fare cuocere. Allora, le verdure io di solito le taglio abbastanza piccole. Adesso faccio un po' veloce, magari qua faccio i pezzi un po' più grandi, però più piccola è la verdura meglio e è. Meglio si distribuisce, certo, nell'impasto. Intanto avremo già lessato anche i piselli, quindi questi qua li piselli li lessiamo prima. Li lessate, okay, prima, sì. Poi li insaporiremo comunque nell'olio. Vuoi che frulli anche quello lì? O lo fai con la quattro lati o lo frulli. Dici, ma io lo frullo, dai. Frullalo, va bene. Qua, ho già sporcato una roba, perché devo sporcarne un'altra? L'economia domestica. L'economia domestica. Aspetta che te lo taglio io. Mettiamolo qui, anche questo, vedete, già ci siamo, abbiamo sporcato questa, la grattugia, vabbè. Ma certo, ma certo. E anche quello va a finire lì. Tutto lì dentro. Vedete, quindi già questa è una besciamellona di quelle... Deve essere bella ricca, assolutamente. Bella ricca, piatto ricco, mici. Ficco, ma molto volentieri. Perfetto, Anto. Ecco, praticamente stiamo facendo una sorta Vai. Mamma pure. Mia, ma è tanto formaggio, eh? Buono qua dentro rispetto alla besciamella. Guarda... Ascolta, ci sono già le verdure per far contenta l'Evelina, però no, anche metterci... No, ma guarda, sta su... anche se facevi la besciamella un po' più morbida, secondo me stava... No, Anto, no, perché ti spiego, quando poi la metti in forno e i formaggi si sciolgono, se la besciamella non è consistente... Non li tiene. C'è il ripieno, certo, che gira per il forno, giusto, e invece no. Collassa il ripieno. Invece deve, anzi, qua te stai facendo un lavoro magistrale, perché guarda, va benissimo. Vedi? Ti devo mettere anche poi tre tuorli lì dentro. Ok. Quindi mi manca il sedano e il peperone, poi ho finito di tagliare le verdure. Ce li metti tre. Li provo. Oh, oggi, solo i rossi. Oggi la Cleri ci va che vola, ragazzi. Ma sì, perché mi devo esercitare per dopo. Qua ci sei te. Solo i rossi hai detto, no? Solo i tuorli, esatto. Io intanto aggiungo i piselli qua e mi manca il peperone. Allora, io ho preso il peperone rosso, potete prendere quello giallo, quello verde, quello che c'è, senza proprio prendere specificatamente quello rosso, che è comunque il mio preferito. Sai che in genere, no? Beh. A me piace aiutare, cioè non mi piace comandare, fare io, essere io a capo delle cocce, mi piace molto... Ma guarda l'idea che, di aiutare, ma no? Mi fa molto piacere a me, ecco. Anzi, non è mica un dispetto. A parte il mio lavoro, chiaramente, lì. Beh, ma no. Lì no. Però allora, mi piace, cioè, avere in mano il polso della situazione. Però invece in tante altre cose non mi piace essere protagonista. Non so. No, riflettevo di questa cosa. Non sono una malata di protagonismo, anzi, io sono una che preferisce passare inosservata in certe cose. Sì, no, in cucina... No, vabbè, sono un disastro. Allora, le verdure le facciamo rosolare per un bel 10 minuti e ho aggiunto anche i piselli, Anto. Ecco. Intanto cosa andiamo a fare? Andiamo a mettere in teglia la pasta brisée. Ecco, intanto che abbiamo messo, come abbiamo messo, mi è venuto in mente, ho messo i tuorli d'uovo. Che colore sono i tuorli? D'oro. Gialli. Ma cosa dire? Andiamo in gol. 30 secondi. Gold. Il professor Persegani, stiamo facendo questa torta paesana. Allora, riassumiamo, abbiamo fatto questa besciamella un po' dura. Bella consistente. Quindi abbiamo messo una bella percentuale di farina. Esatto. Dimmi se ho imparato bene. No, brava. Poi abbiamo grattugiato dentro due tipi di formaggio, il gruviere, l'emmental, brava, che è quello, perfetto, che avete. E tanto, un bel po', e abbiamo messo tre tuorli d'uovo. Benissimo, ovviamente il sale e il pepe anche nella besciamella. Non ho messo noce moscata. Poi tutte le verdurine tagliate a brunoise. Ma che spettacolo! Brunoise, cioè piccoline, piccoline, piccoline. Beh, bravo lui, perché non le avrei mai tagliate così. Soffritte, le facciamo, in padella. Soffritte in padella, piselli, peperone, cipolla, sedano, carota, tutto quello che avete. Il sedano bianco anche molto buono, esatto, che adesso c'è anche sedano rapa, se ce l'avete. Va raffreddata, eh? Va raffreddata, ecco, un pochino, sì, va raffreddata un pochino. Intanto cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso un rotolo, insomma, di pasta brisée già pronta, quella che si trova tranquillamente nella grande distribuzione. La mettiamo in una tortiera con i bordi alti. Ci mettiamo sopra la carta forno, perché dobbiamo cuocerla in bianco. Ecco. Ma è una roba che mi fa andare il gatto sul tetto subito, e quando le torte, queste qua, non sono cotte sotto. Esatto, allora spieghiamo bene come si fa, perché queste torte qui le facciamo tutti. Allora, questa qua, allora, messo il sale, vedi che non ho messo ceci, fagioli, sale. Il sale. Prima di tutto mi assorbe l'umidità del forno, poi lo riutilizziamo, è più pesante e soprattutto si scalda. Okay, quindi trasmette il calore e mi fa cuocere bene la pasta. Quanto deve cuocere?
così in bianco a 190 gradi per 10-12 minuti. Il risultato è questo qua, che è già quasi cotta, Anto. Vedi? In modo che sotto, perché se poi non mettiamo tutta sta besciamella così qua, rimane sempre un po' cruda, no? Esatto, allora facciamo così, mettiamo tutto qua nella zuppiera di vetro, così giusto, si vede così bene. Mischiamo tutte bene. Tutte le verdurine che abbiamo cotto, che sono insomma tiepide, poi le ci verdure. Mettiamo sulla nostra besciamella. La besciamella, eccola qua. Ma che roba. Voilà. E andiamo a mescolare bene tutto. Alfio, grazie. E andiamo a mescolare bene tutto. Questo è il ripieno che va dentro nella scatola che abbiamo già cotto in bianco per 10-12 minuti. Guarda che bello poi. Questo, se volete, già potrebbe essere anche una lasagna vegetariana. Una lasagna vegetariana, perfetto, un condimento di una pasta. È un bel ripieno, è questo. Un bel ripieno comunque. E lo facciamo cadere dentro a questa scatola qua. Siate generosi, mi raccomando, anche perché per cena poi non c'è più niente da mangiare. Quindi. Cioè, se fai questa, basta, direi. Questa, no? Poi mangi una verdurina fresca di fianco, vero Evelina? Basta. Questa è perfetta, per venerdì sera, no? Quando... Esatto, per venerdì sera, grazie Eve. Per vedere The Voice, esatto. Poi prendiamo o la pizza o questa, come dico sempre. Prendiamo queste cose veloci. Un altro disco, lo vado ad incidere perché devo farlo più piccolo di questo qua. Deve essere un coperchio giusto. Deve giusto. Essere un coperchio leggermente più stretto, Anto. Ah, ecco. Perché attaccare la pasta cruda alla pasta cotta diventa pressoché impossibile. Allora noi ce lo adagiamo sopra, leggermente più indietro dell'altro, che rimane aperto il bordo e così abbiamo anche la possibilità di far evaporare il ripieno senza che si gonfi la pasta. Una volta, quando eravamo ricchi, avevamo anche un pennello, adesso c'è più niente. Comunque, ma eccolo qua. Lì, no, vedo, sono io che non vedo un prete nella neve. Esatto, allora. Anche, ecco, diciamo la verità, che non vediamo più. Poi bucata. Facci che ho preso gli occhiali da vedere da vicino. Oh, ma io ce li ho già da un po', gli occhiali. Da lontano vedo benissimo, da vicino non vedo niente. Se no, o allungavo le braccia o compravo gli occhiali. Allora, prendiamo, pennelliamo. Pennelliamo con l'olio, così. Mettiamo del sale in superficie, sale fino o i cristalli se li avete, insomma le scagliette, in forno, nella parte più bassa del forno, mi raccomando, e gli ultimi 10 minuti appoggiate proprio la teglia al fondo del forno. 180 gradi, 50 minuti. Quindi 10 minuti prima e 50 dopo, ci vuole un'oretta, esatto, per preparare tutto perché è bella piena. Il risultato, a tal che, ma che meraviglia, adesso vorrei che tu la tagliassi. Ma certo. Un paese bellissimo. Insomma, io ne approfitto per salutare anche la mia bambina Maele, che è a casa perché ha influenza, mal di pancia, quella che hanno che tutti. Peccato. Eccola qua. Ecco, quindi ti faccio tanti auguri e Maele, riprenditi perché domani devi andare a scuola che c'è la versione in compito in classe di latino. Quindi giusto così un messaggio solo. Giusto un messaggio subliminare, domani comunque anche barellata vai. Mamma mia ragazzi, non si sconta niente, non qua. Si sconta niente, oggi è stata a casa ma mi va, no, così per dirlo, eh. Va bene.